Ciao a tutti, io sono Daniele e da oltre 5 anni parlo di tecnologia qui su YouTube. Devo raccontarvi però un aneddoto. Dei tanti oggetti che arrivano qui all'interno del mio studio, poi alla fine molti finiscono in quel baule che io definisco delle cose dimenticate. Alcuni invece poi decido di portarveli qui sul canale, di dedicarci un video, come in questo caso, anche quando la logica del mercato o gli interessi del pubblico potrebbero non essere favorevoli, perché io ritengo che invece siano cose interessanti. E questo è il caso di questo traduttore istantaneo che si chiama Nuyes Reyes, spero di averlo pronunciato in qualche modo corretto. Ecco, questo traduttore istantaneo io lo considero molto interessante ed è per questo che decido di parlarvene. Vi anticipo però una cosa molto importante: se voi andate, cliccate sul link che vi lascio qua sotto in descrizione, guardate il prezzo, beh, magari fate anche un sobbalzo nella sedia perché di standard costa 180 euro, ma in realtà sono praticamente costanti i codici sconto e le classiche spunte sul box, che ve lo fanno pagare un centinaio di euro, anche meno, 80-90 euro alla fine il suo prezzo di mercato, e lo trovo un prezzo centrato per quello che offre, perché è in realtà un coltellino svizzero per chi ama, a chi piace viaggiare. Ecco, a quella cifra lì lui ha delle dimensioni di un grosso pennarello, per intenderci, è 144 mm per 13 per 14 in un peso di 80 grammi, e in più nella confezione di vendita trovate anche una, diciamo, boccettina, una sacchettina per il trasporto. Insomma, è un oggettino di quelli che voi prendete, potete mettere tranquillamente in qualsiasi valigia, in qualsiasi borsa, in qualsiasi marsupio, perché lui sta praticamente ovunque. Ecco, nella parte inferiore troviamo il lettore ottico, poi lo scopriremo bene a cosa serve. Su un lato abbiamo invece l'ingresso per la Type-C, utile sia per la ricarica che poi per la trasmissione dei dati. Sull'altro invece abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento, e poi abbiamo due pulsanti funzione che anche questi li vedremo meglio dopo. Nella parte superiore invece abbiamo due microfoni, sul retro lo speaker. Ecco, notevole in questo senso che sia tutto costruito in alluminio e vetro, il che lo rende un oggettino davvero bello e piacevole, insomma, fatto bene. Sulla parte frontale invece abbiamo questo display, un display ben visibile, anche in questo caso fatto bene, con una bella risoluzione da quasi 3 pollici, con bei colori molto contrastati. Tra l'altro è touch con un'ottima reattività, quasi da fare invidia, mi viene da sorridere, a molti base di gamma. Tutto sommato veramente di facile consultazione. Nelle impostazioni, tra l'altro, possiamo andare a scegliere la luminosità o anche il timeout di spegnimento, cosa tutto sommato comoda. Ecco, qui prima di iniziare a mostrarvi come funziona, devo fare una piccola critica al produttore, perché è un oggetto fatto bene, che funziona bene, ma non è così immediato da utilizzare. Adesso io non sono un progettista di software, però forse si poteva fare qualcosina meglio, perché lui ha tante cose interessanti e funziona bene, ripeto, ma deve essere un attimo scoperto, e alla fine le recensioni che trovate negative anche su Amazon è tutto di persone che semplicemente non sono state in grado di farlo funzionare a dovere. Allora, che cosa si può fare? Essenzialmente con il primo pulsante vi basterà premerlo, andare a scegliere nell'icona dell'ingranaggio la lingua di partenza e la lingua di destinazione, e in realtà non vi serve fare altro. A quel punto premete la penna, si accende la lucetta per la scansione e iniziate piano piano a passare il testo che dovete tradurre, cercare di centrarlo con la lineetta che trovate nella parte trasparente. A quel punto vi automaticamente verrà fuori il testo tradotto nella lingua di destinazione, e volendo potete anche scegliere nelle impostazioni di farvelo leggere in automatico. La lista delle lingue offline con cui si può tradurre, beh, non è molto alta, sono circa una decina, però si arriva a oltre 50-55 lingue quando è connesso ad una rete. Come avrete visto, la traduzione appunto viene fuori sia in sottoforma di dettatura che anche di scrittura, cosa che trovo molto comoda, però
Come vi ho anche detto, si può scegliere nelle impostazioni se quella dettatura sia in automatico oppure no. Detto questo, però, c'è anche un'altra opzione che trovo ancora più interessante, francamente, per quando si viaggia, soprattutto, che è la traduzione simultanea. Come funziona? Beh, anche qui vi basterà premere all'interno del traduttore vocale e stessa cosa, selezionate la lingua di destinazione e la lingua di partenza. A quel punto, con quello che sembra un bilanciere del volume, vi basterà premere un pulsante per quando parlate voi e poi un pulsante per quando parlerà il vostro interlocutore. Ecco, vi mostro molto banalmente adesso come funziona e dovrete perdonare, tra virgolette, la mia pronuncia, ma solo per farvi capire quanto semplice è. Vedete che io premo questo pulsante. Adesso inizio a parlare e lui automaticamente sta registrando quello che io sto dicendo e vedete che viene fuori anche per favore parla in italiano. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Comes out, please speak in Italian. Let's see if I can focus. Ecco, come avete sentito, lui ha fatto tutta la traduzione di questo pezzo in cui io ho parlato. Adesso è una traduzione che probabilmente non avrete capito, ma semplicemente adesso io dirò una frase, diciamo, molto più easy. Ciao, come stai? Io sto bene. Hi, how are you? Ecco, in questo caso ho mollato il pulsantino troppo presto e quindi non ha sentito bene. Però adesso gli diamo una veloce, diciamo, risposta in inglese. Hi, my name is Daniele. I'm fine, thanks. Ciao, mi chiamo Daniela. Sto bene, grazie. Ecco, a parte il fatto che mi ha cambiato sesso durante questa traduzione, però io posso assicurarvi che l'ho utilizzato in diverse volte, anche confrontandolo con alcuni testi, diciamo, che vengono letti su YouTube, e lui fa davvero una bella traduzione. Quindi un accessorio che anche in questo aspetto, sotto questo aspetto, funziona davvero alla grande. Anche in questo caso, comunque, la lista delle lingue con cui si può tradurre è in definitiva molto lunga, se connesso sempre ad una rete, perché parliamo di oltre 100 lingue, davvero tanta roba, e in più dovete tenere conto che è vero, forse si potrebbe desiderare qualche lingua in più se non connesso, ma alla fine una rete wifi praticamente la si trova ovunque anche quando si viaggia. Detto questo, però, io vi dicevo anche un altro aspetto, che lui è un coltellino svizzero, perché non vi permette di fare solo queste due cose, ma se andiamo a vedere troviamo altre funzioni, come per esempio è scritto giocatore, ma in realtà si voleva intendere player, e cosa significa? Che voi potete tranquillamente salvare della musica al suo interno e andarla ad ascoltare. Tra l'altro è presente anche ovviamente la connessione Bluetooth, quindi collegate delle cuffie e via, vi ascoltate i vostri MP3. Potete anche, tra l'altro, registrare dei vocali, quindi lui funziona anche proprio come registratore, e anche in questo caso andarli a salvare e poi scaricarli nel computer. Come potete eventualmente scansionare un testo, salvarlo e anche in questo caso scaricarlo. Ovviamente è fenomenale che lui conosca anche, riconosca il multilinea, vi basterà continuare a passare e lui proseguirà la scansione. Insomma, veramente funziona alla grande. Ci sono poi una serie di impostazioni che, su cui possiamo lavorare, che trovo interessante raccontarvi, come per esempio il fatto che possiamo andare a gestire ovviamente i volumi, sia di pronuncia che poi della voce, scegliere in automatico che ci venga pronunciato un testo oppure no, come vi ho fatto vedere prima, oppure anche impostare, per esempio, che la penna, questa penna traduttrice, venga utilizzata sia da Destrorsi che da Mancini. Insomma, è un prodottino, ve lo dico tranquillamente, di nicchia. Probabilmente questo video farà anche scarsissime visualizzazioni, ma io lo trovo veramente interessante ed è per questo che ho deciso di portarvelo qui su questo canale. Insomma, ragazzi, spero che questo racconto vi sia piaciuto e noi, beh, ci vediamo se avrete deciso di iscrivervi ad un prossimo video. Un saluto da Daniele Pintus.